Presidente, oggi ha portato l'esperienza della Regione Abruzzo qui a Roma al Forum della Salute, un percorso condiviso e apprezzato molto anche dal Ministro Lorenzin. Allora, intanto io oggi sono venuto in rappresentanza anche della conferenza dei presidenti di regione, quindi con un ruolo che va anche un po' al di là di quella che era la funzione della Regione Abruzzo. Naturalmente ho colto l'occasione anche di parlare della Regione Abruzzo e dei percorsi che la Regione Abruzzo ha fatto e che ormai gli vengono riconosciuti, sia in termini di sostenibilità del sistema finanziario che in termini di miglioramento della griglia dei livelli essenziali di assistenza. Quindi stiamo dimostrando, così come hanno dimostrato prima di noi altre regioni italiane, che è possibile essere, diciamo, attenti ai conti e migliorare i servizi. Ovviamente non esiste una incompatibilità tra conti in ordine e una sanità che funziona. Ma se così fosse, le regioni del nord dovrebbero avere quelle che hanno la sanità peggiore, e se fosse sempre come dice lei, le regioni del sud, che hanno speso molto di più di quello che si potevano permettere facendo deficit incredibili, dovrebbero essere quelli che hanno la sanità migliore. In realtà la situazione è proprio assolutamente opposta. Ma poi c'è anche un altro motivo, vede, noi non è che siamo qui per gestire una situazione odierna. Noi siamo qui per creare un sistema sanitario che sia di grande qualità e che lo sia non solo per noi oggi, ma che lo sia anche per i nostri figli, che tra 10-15 anni dovranno avere la stessa assistenza sanitaria, ovviamente migliore perché il progresso della tecnologia sarà andato avanti, la ricerca scientifica sarà andata avanti, della nostra. Ma sarebbe folle fare come ha fatto l'Abruzzo nel passato, che nel 2007 ha reso il sistema sanitario, diciamo, primo in Italia a fallire e non era più in grado ovviamente di andare avanti. I figli non avrebbero avuto nessuna chance e nessuna opportunità di avere la stessa assistenza sanitaria che abbiamo avuto noi. Il Presidente Chiodi ha parlato di percorso di risanamento, di come si è riusciti comunque ad arrivare ad un sistema sanitario che sia, diciamo, basato sulla sostenibilità. Crede che questo sia un percorso che possa rappresentare un modello? Beh, sicuramente il Presidente Chiodi ha attuato in questi anni un'operazione di risanamento straordinaria, i numeri parlano da soli, e adesso bisognerà continuare a supportare l'Abruzzo nell'organizzazione dei LEA, quindi dei livelli di assistenza. E avete avuto anche il terremoto, quindi cioè, diciamo che è stata una regione che ha dovuto affrontare rischi, ha dovuto affrontare profonde trasformazioni nel sistema, però ha retto bene, e quindi per i prossimi anni speriamo che potremo nel nuovo patto stabilire anche delle nuove misure per uscire dai piani di rientro. È anche la dimostrazione di come non ci sia incompatibilità poi tra i conti in equilibrio e un sistema, una sanità che funzioni. Le regioni con i conti in equilibrio sono le regioni dove la sanità è migliore, questo vorrà dire anche qualcosa. Una buona organizzazione, una buona governance, tagliare gli sprechi, risparmiare, controllare le performance, valutare gli obiettivi, ascoltare i pazienti, questa è l'unica ricetta che funziona ed è una ricetta che fa risparmiare. In che modo il modello?